Francesco, il medico dell'anima, scrupoloso nella diagnosi, amorevole con i pazienti, inflessibile con i brutti mali. A ripercorrere il magistero del Papa spicca in lui una certa specializzazione in medicina spirituale. La vanità è come una osteoporosi dell'anima. Le ossa di fuori sembrano buone, ma dentro sono tutte rovinate. Quanta gente noi conosciamo che sembrano che buona persona, va a messa tutte le domeniche, fa grosse offerte alla Chiesa. Questo è quello che si vede, ma la osteoporosi è la corruzione che hanno dentro. E non possono vivere in pace perché vivono in un prurito continuo, in una orticaria che non li lascia in pace. Ma la vanità è questo. Ti fa apparire con faccia di maginetta e poi la tua verità è un'altra. Ormai celebri gli auguri natalizi di 2 anni fa alla Curia Romana, un elenco dettagliato quasi dei referti. La malattia della schizofrenia esistenziale è la malattia di coloro che vivono una doppia vita, frutto dell'ipocrisia tipica del mediocre e del progressivo vuoto spirituale che lauree o titoli accademici non possono colmare. Una malattia che colpisce spesso coloro che, abbandonando il servizio pastorale, si limitano alle faccende burocratiche, perdendo così il contatto con la realtà, con le persone concrete. Francesco conosce i morbi più gravi, li chiama uno a uno per nome e soprattutto ha la cura che funziona. C'è anche la malattia dell'Alzheimer spirituale, ossia della dimenticanza della storia della salvezza, della storia personale con il Signore, del primo amore. Si tratta di un declino progressivo delle facoltà spirituali che in un più o meno lungo intervallo di tempo causa gravi handicap alla persona, facendola diventare incapace di svolgere alcuna attività autonoma. Del resto, l'immagine della chiesa ospedale da campo è un'espressione tutta sua e la talare che indossa potrebbe quasi assomigliare al camice bianco di un medico, di quelli sempre in prima linea in caso d'urgenza. Gli uomini hanno bisogno della misericordia, tendono la mano per mendicarla. Sono affascinati dalla sua capacità di fermarsi quando tanti passano oltre, di chinarsi quando un certo reumatismo dell'anima impedisce di piegarsi, di toccare la carne ferita quando prevale la preferenza per tutto ciò che è asettico. Un medico che non si arrende mai, che riesce a conquistare anche il paziente più difficile. Vorrei adesso a tutti voi consigliarvi una medicina. Ma qualcuno pensa, il Papa fa il farmacista adesso? Si tratta di una medicina spirituale chiamata misericordina. Non dimenticatevi di prenderla, perché fa bene, eh? Fa bene al cuore, all'anima e a tutta la vita.